Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Palea Ferrarin di Breganze, 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1 e stasera arriva la capolista, il Lodi imbattuto in campionato ad affrontare il Breganze, terzo attualmente in classifica dopo la vittoria per 4-1 sul Tiene nel recupero della 22esima giornata che dovrà essere ancora giocata dal Lodi. Una sfida importantissima su entrambi i lati, da una parte il Lodi che vuole mantenere la testa della classifica in quanto il Forte dei Marmi si trova solamente a due distanze, dall'altra parte il Breganze che vuole andare a strappare una terza posizione che sarebbe sicuramente nei roster dei playoff una posizione migliore, quindi una partita dall'alto sapore tecnico, quella che andremo a vedere questa sera al Palea Ferrarin. Andiamo a vedere quelli che saranno i roster che potranno schierare entrambe le compagini, partendo ovviamente dagli ospiti del Lodi con il numero 12 Valentin Grimalt, quindi Andrea Malagoli, Domenico Illuzzi, Alessandro Verone, Mattia Gori, Viera Querido, Juan Farisa, Francesco Compagno, Francesco De Rinaldis, Rubens Gilli, l'allenatore ovviamente il signor Nuno Resende. Dall'altra parte invece Mir potrà schierare Bruno Sgari, Andrea Della Valle, Mattia Cocco, Samuele Muglia, Eloy Michans, Gerard Tixidò, Stefano Del Santo, Lucas Martinez, Guido Sgari, Fabio Mabilia, come si diceva allenatore Diego Mir, che è già entrato nei cuori del Breganze dopo la conquista della Coppa Italia Trissino, avremo modo di parlarne magari più avanti. Arbitrano i signori Ferraro Claudio e Domenico Marcello. La partita che è iniziata da qualche secondo, ovviamente il risultato è ancora sullo 0-0. Andiamo a vedere quelli che sono i roster per quanto riguarda il Breganze. Attenzione intanto al tiro respinto del Breganze. Ovviamente il Breganze che schiera Teixido, quindi Martinez, Coco, Michans, ovviamente Bruno Sgaria tra i pali dall'altra parte. Attenzione intanto al tiro, una bella staffilata dalla distanza di Querido, quindi in pista insieme a Grimalt, Illuzzi e Verona formano il starting five della squadra di Nuno Resende. Andiamo però in cronaca diretta con il Breganze che sta conducendo pallina, però viene fermato Mattia Cocco, attenzione all'apertura, tutto solo davanti Alessandro Verona, occasione per il Lodi in velocità, Teixido dall'altra parte, il tiro però viene respinto da Valentin Grimalt, pallina che rimane nelle stecche rossonere, questa sera la maglietta del Breganze bianca rossa, mentre quella classica per il Lodi rossa e gialla. I lodigiani che sono arrivati qui nella speranza di portare via i tre punti necessari per rimanere in testa alla classifica. Intanto una bella respinta sulla corta respinta di Grimalt, ci prova proprio Teixido, il tap-in, occasionissima questa per il Breganze, tiro intanto di Domenico Illuzzi, troppo centrale, respinto da Bruno Sgaria, prova ancora Illuzzi, dietro Michans però lo marca molto da stretto. Adesso vediamo intanto il fallo fischiato dall'arbitro, tiro del Lodi, attenzione in velocità, superiorità numerica, perde però pallina proprio sul più bello Domenico Illuzzi, si rende conto della grande occasione dall'altra parte, Teixido fermato molto bene questa volta però ancora da Alessandro Verona che si impossessa della pallina per il Lodi. Lodi che ricordiamo essere anche la miglior difesa di Serie A1, quindi una squadra quella costruita da Nuno Resende che prima pensa a non prenderle e poi a segnare, ricordiamo imbattuta in Serie A1, una squadra indubbiamente che fin dal primo momento di questa Serie 1 ha fatto capire che voleva andare a bissare il titolo campioni d'Italia, ricordiamolo l'anno scorso il Lodi. Ma torniamo in cronaca diretta, adesso un fallo fischiato al Lodi, sarà pallina del Breganze, Teixido già sul punto di battuta, vediamo che lascia, se lascerà pallina
a Mattia Cocco, viene spostato il punto di battuta, Mattia Cocco adesso in possesso di pallina, subito c'è un pressing alto da parte di Andrea Malagoli. Tixido prova ad allargare il gioco con Mattia Cocco, pallina dietro verso Michans, prova per vie centrali Michans, molto bravo però proprio Chierido. Tocca pallina, pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere con Tixido. Tixido viene fermato molto bene dalla difesa Lodigian. Il Luzzi ancora dietro, prova ad allargare il gioco della squadra di Nuno Resende e la mette sulla velocità nel tentativo di trovare il Pertugio per arrivare vicino alla porta di Bruno Sgarri. Alessandro Verona prova tutto solo, attenzione la ribattuta proprio lì a due passi proprio da Malagoli, troppo sotto, nessun problema per Sgarri, quindi Michans. 20 minuti e 53 secondi alla fine del primo tempo, risultato ancora sullo 0-0, Michans sta filata di Michans, centrale per Grimalt, nessun problema, fuori dal rettangolo di gioco, si dovrà cominciare con una pallina toccata dai veneti, quindi si ricomincia subito a giocare. Martinez prova ancora con Tixido prova a liberarsi della marcatura di Chierido. Tixido preferisce tornare sui suoi passi dietro per Mattia Cocco, sta filata di Cocco, guantone di Grimalt. Cocco, due reti siglate nell'ultima partita proprio sabato scorso contro il Tiene del capitano, una su una respinta su un'alza schiaccia, l'altra invece trovando il Pertugio, impossibile, una rete, quella del 3-0 del Braganza Tiene, da rivedere a rallenti. Ma torniamo con Martinez, tiro di Martinez, una selva di gambe, pallina che viene comunque respinta e ricontrollata da Tixido. Michans per il tiro di Martinez, non riesce a imprimere potenza però alla pallina, e quindi il Lodi può ritornare in possesso di palla. Si prova ancora con Mattia Verona che adesso prova ad allargare verso Domenico Illuzzi. Pallina nel centro, nulla da fare, può essere recuperata da Martinez. Martinez supera il centropista, Michans sempre al centro della pista per la squadra di Diego Mir. Tra un po' vedremo anche quali saranno i primi giocatori che entreranno. Attenzione intanto a un contropiede, 3 contro 2, fa tutto da solo proprio Chierido, sta filata. Bruno Sgarri attentissimo, la tira via dal specchio della porta, palla che intanto esce dal rettangolo di gioco, quindi dovrà essere rigiocata dal Lodi, mi pare fosse stata una respinta proprio dell'estremo difensore, infatti così è, palla per i Lombardi. Si ricomincia con pallina nell'angolo alla destra della porta, difesa da Sgarri, Verona dietro ancora, prova ad allargare verso il Luzzi prova per vie centrali, tutto chiuso però Michans non lo perde d'occhio, prova ancora Alessandro Verona sempre per vie centrali, il Luzzi adesso prova a scendere lungo balaustra, nulla da fare, gli viene toccata pallina Tixido, magia di Tixido per Michans e la rete dell'1-0, ma Gennard Tixido cosa non aveva fatto, era andato a prendersi una pallina quasi persa, quindi si è fatto una Veronica, ha visto Michans, ha allargato il gioco, Michans tutto solo davanti a Valentin Grimalt, non sbaglia e sigla la prima rete di questa partita sbloccando il risultato. Braganza quindi che passa in vantaggio dopo 18 minuti e 54 secondi da giocare, quindi dopo quasi 6 minuti di gioco arriva la rete che sblocca la partita tra Braganza e Lodi. Adesso vedremo quali saranno le reazioni della squadra di Nuno Resende con una pallina messa lì al centro. Verona non riesce nell'azione offensiva, Braganza che può ripartire con Capitan Mattia Cocco, Tixido, lungo Valleustra, Martinez, ancora Michans, Martinez adesso con la Martinez prova andare via proprio a Malagoli. Martinez a Baleaustra perde
aderenza con i pattini, scivoli, la pallina che può essere recuperata da Lodi, attenzione, ma recupera subito velocissima la difesa del Breganze, si riposiziona Lodi che deve ricominciare a tessere la sua trama offensiva, ci prova in velocità adesso, ma pallina che viene recuperata dai Luzzi, prova a scendere lungo, ma la Ustra, bellissimo il taglio ancora una volta per Andrea Malagoli, ma che taglio aveva fatto capitan Domenico Illuzzi, aveva smarcato praticamente tutto solo Malagoli davanti alla porta proprio di Bruno Sgarria, e anche questa volta niente da fare, attenzione al contropiede, 3 contro 1 potenziale, si prova a dare a distanza, che rissassata fuori però dallo specchio della porta. Già in un paio di occasioni abbiamo visto Chierido che era, è andato alla conclusione dalla media distanza. Sicuramente uno dei giocatori da tenere sott'occhio di questo Lodi, pienissimo come sappiamo di giovani campioni, future promesse per l'hockey italiano, quali sono Verona, Malagoli, intanto attenzione al tiro di Cocco dalla distanza, ma anche Compagno che è in panchina, attenzione intanto al taglio, niente da fare, può ripartire il Breganze con Michans, tiro di Michans che però viene sporcato e la pallina finisce nell'angolo, dovrebbe essere facilmente recuperata da Lodi, Chierido prova a fare tutto da solo, Chierido però si trova la strada completamente chiusa da Texido e Michans, preferisce ricominciare quindi dal centropista con appunto Malagoli, adesso Illuzzi prova a liberarsi della marcatura strettissima proprio di Texido, sicuramente una partita preparata molto bene quella dell'allenatore Diego Mir, pressione sul portatore di palla, una partita nella quale il Lodi sta facendo qualche fatica a trovare il Pertugio, intanto arriva anche il fallo di squadra, questa volta del Breganze, falli di squadra che sono 2 per il Breganze, 1 per il Lodi, partita assolutamente corretta fino a questo momento, 16-14 ancora da giocarsi in questa prima frazione di gioco e pallina che dovrà essere rimessa in gioco proprio dal Lodi che ricomincia adesso in questo momento, pallina che viene buttata dentro proprio da Alessandro Verona, trova però una selva di gambe, quindi viene ributtata in avanti da Michans, ma Mattia Cocco che adesso se ne scusa, non si era accorto del suggerimento del compagno di squadra, pallina che può essere rigiocata dal Lodi, ci prova ancora in pressione in avanti con Verona che affronta Muglia che nel frattempo è entrato in pista, il man of the match della finale di Trissino proprio contro il Sarzana, Samuele Muglia in pista adesso per il Breganze, Verona proprio su e Muglia in marcatura sul giocatore, preferisce tornare verso Domenico Illuzzi che parte sempre dalla distanza in questa formazione, Nuno Resende con adesso Illuzzi che si lamenta di un tocco, l'arbitro dice che si può proseguire con Mattia Cocco, ma Mattia Cocco viene fermato a sua volta con Domenico Illuzzi in gran carriera, in velocità, il taglio non gli riesce a Domenico Illuzzi perché capisce tutto proprio Samuele Muglia, attenzione al contropiede, aveva provato Cocco il taglio verso Samuele Muglia, tutto però capito, intercettato dall'altra parte, intanto il tentativo proprio di Chierido bloccato da Mattia Cocco, Verona dietro ancora per Chierido, supera adesso metà pista capitan Illuzzi, svela un Pertugio, prova la staffilata centrale, nessun problema a recuperare la pallina per il Breganze che ci prova adesso con Martinez, ovviamente Breganze che non va a forzare il tiro, intanto Stefano Dal Santo in pista, inizia quindi la girandola dei cambi da una parte, almeno dalla parte breganzese è già iniziata da un paio di minuti, Muglia dietro per Cocco, ancora Martinez, prova a aprire ancora per Cocco, Martinez questa volta cicca completamente palla e la pallina finisce nell'angolo, può essere recuperata in velocità da Chierido con Illuzzi. Illuzzi prova una delle sue accelerate,
deve tornare però sui suoi passi. Ancora il Luzzi dietro Chierido, prova ad aprire palla, Verona alza schiaccia, non arriva il Luzzi però a impattare sulle palline, attenzione al 3 contro 1, Martinez, Cocco, e arriva il 2-0 del Breganze al 12° minuto, quindi Mattia Cocco per il 2-0 di Breganze sull'Lodi. Andiamo quindi a riassumere la situazione qui al Palea Ferrarin, dove mancano 13 minuti e 34 secondi alla fine del primo tempo, con la situazione di Breganze 2 Lodi 0, con le reti al 6° minuto di Michans e quindi al 12° minuto di Mattia Cocco. Sicuramente due occasioni sfruttate al massimo dalla squadra di Diego Mir, quando ne ha avuto l'occasione appunto in due contropiedi fulminanti che hanno, non hanno lasciato scampo a Valentin Grimalt per il 2-0. Quindi situazione abbastanza inusuale, vedere Lodi sotto di due reti. Adesso vedremo quali strategie potrà inventarsi mister Nuno Resende per andare a raddrizzare la partita. Ricordiamo che Lodi ha conquistato proprio in questo weekend l'accesso ai quarti di finale di Eurolega, era posizionato nel gruppo C. Gruppo C, come si diceva, il Lodi qualificato grazie alla vittoria per 7-1 sul Santomer e grazie anche alla vittoria del Porto per 6-3 sul Reus. Quindi complimenti alla squadra di Nuno Resende. Attenzione, tanto arriva subito la rete su una pallina che era rimasta lì a mezz'aria, proprio in apertura Francesco Checco compagno trova il 2-1 su una pallina che era rimasta lì su una respinta di Bruno Sgaria. Compagno quindi accorcia le distanze per il Lodi immediatamente dopo il time out. Partita quindi che si riapre, anche se ovviamente nell'hockey pista parlare di partita chiusa sul 2-0 è abbastanza un'assurdità. Andiamo con Chierido e poi con questi campioni in campo. Chierido adesso in possesso di pallina, attenzione, arriva subito un'altra occasionissima, questa volta ce l'ha De Rinaldis sul taglio proprio del Chierido, è arrivato a un passo dal pareggio. Vediamo che l'arbitro ha qualcosa da dire assieme a Mattia Cocco. Abbiamo capito, probabilmente sarà un tocco avvenuto proprio durante questa azione, infatti si dovrà ricominciare con un fallo. Del Santo dietro per Mattia Cocco. Inizia subito aggressiva la squadra di Nuno Resende, che prova subito a mettere pressione al portatore di palla. Guardate in questo caso la doppia, il doppio stop al passaggio di Del Santo. Del Santo che è costretto ad andare verso l'angolo, prova a mettere una pallina centrale, attenzione al Cocco che va a toccare proprio i Luzzi per il terzo fallo di squadra del Breganze. Compagno prova subito ad allargare, Chierido, Chierido, sta filata di Chierido, De Rinaldis a rincorrere, riesce a recuperare pallina ancora per Domenico Iluzzi, prova a entrare Domenico Iluzzi, viene marcato però da Michens. Iluzzi prova a girarsi e preferisce però ricominciare ancora da Compagno, quindi Chierido ancora al centro pista per la squadra di Nuno Resende, prova il taglio e l'inserimento per l'inserimento di Compagno. Luzzi finta il tiro, un blocco forse non segnalato, il palo, il palo proprio adesso di lui, di Chierido.
Lodi quindi a un passo dal pareggio, partita più viva che mai nel big match, vi ricordo, della 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1 tra Breganze e Lodi, con pallina che dovrà essere rigiocata dal Lodi. Luzzi prova ad allargare subito verso Compagno, vedono Pertugio, però fa buona guardia Sgaria dall'altra parte, pallina per Del Santo però marcato dai Luzzi. L'arbitro fischia il secondo fallo di squadra per il Lodi. Tanto esce Cocco, rientra anche Michans per il Breganze. Sul punto di battuta Del Santo, a pochi passi c'è proprio Samuele Muglia. Dietro verso Teixido, ancora Michans, Del Santo. Cinque secondi di antigioco, non se ne sono avveduti i giocatori del Breganze, però troppo veloce la ripartenza di De Rinaldis. Arriva intanto Muglia, staffilata che viene però parata da Grimalta con la visiera del casco. Troppo veloce la ripartenza, come si diceva, di De Rinaldis, che può essere pallina che è stata recuperata facilmente dalla difesa del Breganze. Adesso Breganze che dovrà battere questa punizione, la fa subito adesso con Muglia, che suggerisce per Del Santo, che però non aveva capito le intenzioni dell'ex Viareggino. Così Lodi ritorna in possesso di pallina, ci prova ancora con i Luzzi, sempre in pista il capitano del Lodi in questi primi 15 minuti di gioco che sono trascorsi di questo primo tempo. Ancora Domenico Illuzzi, davanti però c'è Teixido che lo marca strettissimo e viene fischiato proprio a Teixido il quarto fallo di squadra del Breganze, con Domenico Illuzzi adesso sul punto di battuta, sta chiedendo la distanza, c'è anche Compagno in vicino pallina proprio per Illuzzi, che prova ad allargare il gioco ancora per De Rinaldis. Si allarga intanto il gioco Verona, che è rientrato in pista per il Lodi, sta filata centrale parata con i guantoni proprio di Bruno Sgaria. 10 minuti e 42 secondi da giocare in questo primo tempo tra Breganze e Lodi, con il Breganze avanti 2-1 sul Lodi. Attenzione intanto al fallo di squadra commesso questa volta da Verona, terzo fallo di squadra del Lodi. Del Santo prova il taglio per Muglia, intercettata pallina che comunque rimane nelle stecche del Breganze. Michans ancora dietro per Samuele Muglia, prova Muglia ad andare lungo Baleustra, dietro per Michans, Teixido dall'altra parte della pista. Teixido vede un Pertugio, ma si era già chiusa la difesa con Verona e De Rinaldis. Del Santo ancora in possesso di pallina, 10 secondi per arrivare al tiro, ci prova Muglia che però il taglio non dà nessun esito. Verona prova e la attraversa di Compagno. Sicuramente da quando è entrato in pista Francesco Compagno ha portato molta più pericolosità all'attacco del Lodi. Intanto prova adesso un taglio il Breganze, cade a terra Stefano Del Santo, l'arbitro dice che si può proseguire. Pista anche Farisa adesso per il Lodi, attenzione al taglio che avevano provato con Compagno, troppo alta la pallina. Del Santo adesso in possesso di pallina per Samuele Muglia, dietro porta però è controllato molto bene da Andrea Verona, da Verona che riesce a togliergli pallina. Tiro di Farisa, attenzione alla palla, ma sembrava essere alta. Vediamo che i due arbitri vanno a consultarsi. Uno degli arbitri aveva dato il gol, mentre l'altro arbitro aveva segnato subito pallina alta. Era un po' l'impressione che avevamo avuto anche
dalla tribuna stampa, e quindi gol ovviamente che non viene convalidato, non c'è neanche più di tanto proteste da parte appunto dei giocatori. Michans, tiro centrale intanto per il Braganza. Attenzione, ha un potenziale 2 contro 1. Farisa tutto solo davanti a Scaria, non riesce ad entrare e a portare pallina alle spalle di Farisa. Intanto Dal Santo va a commettere fallo e va a commettere il quinto, credo, fallo di squadra, se non sbaglio sul tabellone erano 4 prima. Doveva arrivare il quinto fallo di squadra del Braganza. E viene dato intanto un doppio blu sia, credo, a Compagno e sia, credo, Samuele Muglia. A gioco fermo, 2 minuti quindi in panca puniti per Compagno e Muglia, che probabilmente si erano dette qualche parola in più. L'arbitro li ha sentiti e ha preferito farli calmare in panca puniti. Non cambia assolutamente nulla, nel senso che dovranno essere sostituiti, ma non ci sarà ovviamente una punizione di prima né da una parte né dall'altra. Ricordo gli arbitri essere i signori Ferraro Claudio e Marcello Di Domenico. Arbitro ausiliario il signor Fabris Alberto, mentre il cronometrista è il signor Gregory Pavanna. 8 minuti e 44 secondi alla fine di questo primo tempo. Il risultato è sempre di 2-1 per il Braganza grazie alle reti nel primo tempo. Sesto minuto di Michans, il 12° di Cocco, e pochi secondi dopo il gol di Cocco è arrivata la rete anche di Compagno per il 2-1 del Braganza. Infatti è stato corretto adesso il tabellino, conta punizioni con 5 punizioni per 5 falli di squadra per Braganza, 3 falli di squadra invece per Lodi. Ma torniamo in cronaca diretta con De Rinaldis, possesso di pallina per il Luzzi. Il Luzzi prova la discesa, una staffilata dalla distanza, pallina che sorvola alta la porta di Sgaria. Tixido supera la metà pista, aspetta il rinforzo dei suoi, preferisce ripartire da Michans. Martinez, Tixido, quindi provano adesso i tre. Attenzione con Tixido che però perde pallina e quindi può essere recuperata dal Lodi. Verona prova ad allargare verso Farisa, ancora con il Luzzi, prova a spaziare la squadra di Luis Querido, prova a mettere una pallina dentro Verona. Dal Santo intanto, vie centrali però sono troppo trafficate, preferisce allargare il gioco. Martinez, finta il tiro, Martinez ancora incrocia per Michans affrontato da De Rinaldis, costretto a tornare sui suoi passi ancora una volta verso Martinez. Tixido prova a entrare in area ma è tenuto molto bene da Juan Farisa, torna indietro ancora verso Stefano Dal Santo, ancora Martinez prova a farsi spazio, tutto chiuso, però mancano pochi secondi alla conclusione dell'azione. Ci prova il tiro dalla distanza ancora Michans con il guantone, però Grimaldi, nessun problema. Michans che poi va a interrompere il taglio proprio di De Rinaldis. Verona vede il pertugio centrale, attenzione ancora Verona, pallina che era rimasta lì, una situazione simile che aveva portato alla rete di Compagno, pallina che era rimasta lì, questa volta Verona però non è riuscito a mettere pallina alle spalle proprio di Sgaria, con il Braganza che ricomincia. Tixido adesso prova a allargare, lungo Ballerusta si accentra Martinez prova a fare tutto da solo, però molto bravo Domenico Illuzzi che è riuscito a strappargli pallina, passa dietro verso Farisa, allarga, attenzione alla triangolazione, molto bene con Illuzzi però che non riesce a concludere nello specchio, quindi Martinez dall'altra parte, dietro porta di Grimalt. Dal Santo prova un taglio verso Tixido, qualche difficoltà in più in questi minuti per il Braganza a portare qualche reale pericolo dalle parti proprio di Valentin Grimalt.
squadra di Nuno Resende è riuscita a prendere le dovute distanze per mantenere la squadra di Diego Mir fuori dall'area di rigore appunto di Valentin Grimaldi. Viene intanto chiamato il secondo time out di questo primo tempo, questa volta sponda Braganza. Riassumiamo la situazione qui al Palio Ferrarina con il Braganza avanti 2-1 grazie alle reti di Michens al sesto, al dodicesimo di Cocco, sopra il dodicesimo compagno a la rete dell'Odi. Andiamo a vedere anche quali sono le altre partite che si giocano questa sera per la 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1 con Sarzana Bassano, quindi Follonica Forte dei Marmi, partita che sicuramente interessa l'Odi questa sera, un derby della Toscana, quindi Viareggio Monza, Vercelli Valdagno, Scandiano Sandrigo, oltre a Braganza e l'Odi c'è anche Trissino Tiene. Finisce quindi il time out, il secondo time out ha chiesto in questo primo tempo, 5 minuti e 52 secondi da giocare ancora questa prima frazione di gioco con Valentin Grimaldi intanto che si va ad appostare all'interno della gabbia della porta da lui presieduta con il Lodi che ricomincia il gioco. Discesa in velocità di Verona dietro porta di Sgaria, preferisce però passare pallina di Rinaldis, ancora Sgaria, scusatemi, ancora Verona dietro porta, Verona preferisce ricominciare dietro da Farisa, compagno prova in velocità Juan Farisa, prova a fare tutto da solo, lungo Baleustra, tutto chiuso però la difesa del Braganza. Compagno, prova a puntare l'uomo, compagno, Michens non lo molla un attimo della marcatura. Ancora Farisa. Verona prova a lanciare lungo Baleustra, ancora Checco compagno, mancano pochi secondi. Attenzione che arriva questa palombella, respinta proprio da Bruno Sgaria. Braganza che torna in possesso di pallina con Martinez, lungo Baleustra, Teixido taglia della pista con Michens, torna in pista anche Mattia Cocco, quindi si ritorna allo starting five iniziale per la squadra di Diego Mir per questi ultimi 4 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Michens, attenzione a Michens, viene recuperata pallina da Derin Alice in velocità, Farisa però attenzione la respinta, corta respinta proprio come nell'altra rete, la corta respinta ancora di Bruno Sgaria le manda in rete compagno per il 2-2, quindi doppietta di proprio compagno per il pareggio del Lodi a 4 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo. Lodi riazzera il svantaggio, quindi tutto da rifare per Braganza che riparte con Martinez, Michens, Cocco dietro ancora per Teixido, ancora Martinez, attenzione prova, pallina che viene recuperata ancora da compagno, prova ancora una volta a passare sopra Bruno Sgaria, questa volta va bene al Braganza, dietro ancora per Cocco, Teixido ancora per Cocco, lungo Baleustra, Michens, ancora Mattia Cocco in possesso di pallina dietro verso Martinez, 10 secondi per concludere l'azione. Martinez entra in area, non riesce però Michens che prova adesso il taglio, ma erano già finiti i 45 secondi. 45 secondi nei quali è necessario concludere l'azione offensiva.
quindi viene chiamato anche il secondo time out, questa volta dalla sponda lodigiana. Nuno Resende vuole risistemare le cose dopo l'avvenuto pareggio al 21esimo, sempre di Compagno, quindi Checco Compagno, doppietta per lui questa sera. Può essere andato sotto 2-0, il Lodi va a pareggiare con una doppietta, come si diceva, di Compagno. 3 minuti e 8 secondi da giocare in questa 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1. Andiamo a vedere anche quella che è la classifica dopo le prime 21 giornate. Solamente alcune squadre hanno giocato la 22esima. Con il Lodi in testa 51 punti, Forte dei Marmi 49, Brianza Valdagno 43, Viareggio 40, Sarzana 35, Follonica 34, Trissino 31, Monza 28, Scandiano 24, Vercelli 16, Bassano 13, Sandrigo 9. Quindi chiude la classifica il Tiene con 6 punti, Vercelli, Sandrigo, Tiene, Braganze una partita in più. Pallina quindi che viene rigiocata dal Lodi. Farisa supera la metà pista con Compagno, ancora Farisa ritorna in possesso di pallina. Prova ad allargare il gioco il Lodi. Provato una discesa proprio Verona, che adesso va a posizionarsi in centro dell'area. Compagno ancora per Alessandro Verona, dietro Farisa, parte da distante il barbudo De Galizia, taglio ancora per Compagno, centrale per la deviazione che non è venuta di De Rinaldis, in velocità Martinez, sta filata Lucas Martinez, sigla il 3-2 al 23esimo minuto del primo tempo. Prodezza del capocannoniere del Braganza che porta in vantaggio la squadra rossonera. 2 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo, quindi Braganza avanti ancora 3-2. Per Martinez, 30ª rete in questa stagione, sicuramente una stagione molto positiva per l'attaccante. Attenzione intanto alla pallina che era rimasta lì proprio davanti a Sgaria. Ancora Martinez, l'autore della rete con Teixido. Prova a metterla sulla velocità adesso la squadra di Diego Mir. Ancora Martinez prova ad allargare verso Michans. Pallina che rimane lì recuperata da Teixido. Martinez, scivola per la Martinez, che però riesce ad andarsene anche a recuperare sulla ripartenza di De Rinaldis. Prova un taglio Coco. Pallina che però viene sporcata, quindi prova Verona in velocità. Attenzione perché arriva il sesto fallo di squadra. Sesto fallo di squadra per il Braganza. Chiedevano anche qualcosa di più dalla panchina. L'arbitro ha fatto cenno che era solamente fallo di squadra. Ultimi 90 secondi di gioco in questo primo tempo. Punto di battuta Farisa. Verona prova ad allargare per ancora Compagno, ancora Verona in possesso di pallina, Chierido intanto che si sbraccia in panchina del Lodi, dà l'indicazione ai suoi negli questi ultimi minuti di gioco. Ancora Farisa prova il taglio Teixido, attenzione Michans, tiglio di Michans che è stato però fermato, quindi Farisa, tiro fuori dallo specchio della porta, pallina che può essere recuperata da Teixido. 50 secondi da giocare in questa prima frazione, ancora Teixido, vedremo se la squadra di Diego Mir deciderà di arrivare proprio all'ultimo a tirare al limite dei 45 secondi. Martinez dietro ancora per Teixido.
Ancora Michans, lungo Bella Ustra, Texido. 12 secondi ancora per andare a concludere l'azione. Texido preferisce passare dietro porta. Mancano pochi secondi, nulla da fare. Attenzione perché erano già scaduti i 45 secondi, ma forse ha fatto toccare il portiere perché ha ricominciato il timeout. E infatti finisce qui il primo tempo tra Braganze e Lodi sul risultato di 3-2 grazie alla rete al sesto minuto di Michens, il 12esimo di Cocco, sempre il 12esimo compagno, quindi il 21esimo compagno per il 2-2 e poi la rete al 23esimo di Martinez per il 3-2. Un secondo tempo sicuramente tutto da vivere, vi aspettiamo, ciao.
Ben ritrovati quindi amici appassionati di hockey pista per questa seconda frazione di gara tra Braganza e Lodi, valida per la 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1. La prima frazione si è conclusa sul 3-2 grazie alle reti al sesto di Michans, al 13esimo di Cocco, quindi doppietta di Compagno, il 12esimo e il 21esimo per il pareggio dell'Odio, quindi ancora in avanti Braganza con Martinez al 23esimo, una seconda frazione di gioco tutta da vivere con il Braganza in possesso di pallina. Stefano Del Santo che è rimasto in pista nello starting five di Diego Mir, prova adesso, non si intendono però Michans e Cocco. Prova invece con attenzione a Verona, sta filata di Verona che la mette sul 7 alla destra di Bruno Sgaria, quindi in apertura subito al primo minuto Alessandro Verona per il 3-3 dell'Odi, sta filata dalla parte esattamente opposta rispetto a quella di Martinez, quindi squadre che si inseguono e arrivano al pareggio. Ricordo che i falli di squadra sono 6 per il Lodi, 3 per il, scusatemi, 6 per il Braganza, 3 per il Lodi, con adesso Martinez in possesso di pallina, tiro di Martinez che però viene respinto proprio da Andrea Malagoli, pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere con Michans dietro, ancora Martinez, prova Martinez per vie centrali, tutto chiuso, Michans non riesce a trovare profondità, la squadra di Diego Mir, tanto al tiro di Del Santo è arrivata la respinta di Grimalta e quindi può ricominciare, possono ricominciare i 45 secondi per l'azione offensiva. Attenzione che si libera molto bene Martinez, poi si porta la pallina però troppo sotto Grimalta, era riuscito a trovare molto bene il pertugio. Attenzione, intanto si allarga l'azione del Lodi, prova il taglio proprio Malagoli per Verona, niente da fare, scusate per Carito, niente da fare, attenzione ancora pallina e adesso però mi sa che arriva il cartellino blu proprio per Mattia Cocco che ha agganciato proprio Malagoli. Quindi ci sarà punizione di prima per il Lodi a 23 minuti alla fine di questo secondo tempo. Sembra andare Juan Farisa a incaricarsi del tiro di prima con Bruno Sgaria già dentro la gabbia. Occasione quindi per il Lodi per portarsi per la prima volta in vantaggio durante questa partita. Juan Farisa contro Bruno Sgaria, l'arbitro dice che si può partire, tiro di Farisa, riesce a respingerlo però Sgaria, tiro quasi immediato del difensore del Lodi, ma adesso ci sono 2 minuti di superiorità numerica. Farisa che era entrato proprio per tirare questa punizione di prima, lascia subito il posto a Chierido. Chierido in possesso di pallina proprio in questo momento, prova con Verona, Malagoli ancora prova a entrare in Luzzi che viene però fermato da Michans.
Adesso ovviamente la squadra di Diego Mir cercherà di mantenere il possesso di pallina quanto più a lungo possibile per far passare questi due minuti. Attenzione intanto, perché si è già ripartiti con l'arbitro, vediamo che facendo, che si deve ricominciare. Ci si era trovati a un certo punto con quattro giocatori del Lodi contro due del Breganze. Verona, il Luzzi prova ad aprire in velocità, prova ancora Verona, Verona però non riesce a trovare pallina. Martinez in velocità ovviamente torna sui suoi passi con Dal Santo. Dal Santo cerca di mandare pallina in angolo verso Martinez, che protegge pallina per un attimo, però poi gli viene tolta. Attenzione adesso, prova in avanti, la staffilata di Querido. Pallina che rimane comunque nelle stelle che giallorosse. Tanto Diego Mir prepara già il quarto uomo, sarà Samuele Muglia a entrare in pista. Attenzione però, perché si deve ancora giocare in superiorità numerica per il Lodi. Verona prova in velocità e Verona riesce a colpire all'ultimo, ma poi Michans, tutto solo Michans, era riuscito a dribblare ben tre difensori del Lodi e a trovarsi a tu per tu con Grimalt. Eloy Michans, grande azione dell'attaccante catalano. Attenzione a Martinez, intanto si rientra Muglia e quindi torniamo in parità numerica. Nulla di fatto, quindi questa superiorità numerica per il Lodi. Intanto viene fischiato fallo proprio a Verona su Martinez. Quarto fallo di squadra per Lodi, 6 invece quelli di Breganze. Intanto viene ammonito Lucas Martinez, reo di aver protestato, quindi primo avviso ufficiale per Martinez. 20 minuti 53 secondi alla fine di questo secondo tempo, 3-3 il risultato qui al Palla Ferrarina. Michans vede un pertugio, Michans prova sta filata, pallina che comunque rimane nelle stecche rosso-nere. Muglia ancora per Michans, pallina dietro per Martinez, ancora Michans. Attenzione adesso invece Verona e Stefano Dal Santo. Partita che si sta innervosendo. Adesso vedremo panca puniti, no scusatemi, Malagoli, panca puniti quindi anche per Dal Santo e anzi no, per, avevo visto giusto, per Alessandro Verona e quindi per Stefano Dal Santo panca puniti. Ovviamente un po' di tensione in pista. L'arbitro Claudio Ferraro non vuole perdere il controllo della situazione, manda a raffreddare gli animi in panca puniti come nel primo tempo e quindi i giocatori possono essere sostituiti senza particolari conseguenze per le due squadre. 20 minuti e 31 secondi alla fine del secondo tempo, Muglia il taglio che però viene intercettato da Querido, quindi si può ripartire per Lodi. In pista anche Checco Compagno, l'autore di una doppietta questa sera. Il Luzzi ancora larga per Compagno. Compagno lungo Baleustra prova a tagliare, palla che esce abbondantemente alla destra di Sgaria. Adesso prova Querido, il taglio centrale di Querido, respinge però ancora Bruno Sgaria con pallina che può essere recuperata da Illuzzi, ancora verso Compagno. Compagno però trova tutte le strade trafficate, preferisce ricominciare con Querido. Centropista gira 3 adesso per la squadra di Nuno Resende con Compagno. Compagno fa fuori 2, si trova tutto da solo davanti proprio a Sgaria. Pallina che può essere recuperata da Martinez,
non riesce però a entrare, a sfondare centralmente. Partita che può essere, pallina che può essere recuperata. Malagoli, Illuzzi, tiro di Illuzzi, centrale questa volta. Nessun problema per Bruno Sgarri. Pallina che però esce dal rettangolo di gioco e dovrà essere rigiocata dai giallorossi. 19 minuti, 17 secondi alla fine del secondo tempo. Sempre 3-3 qui al Palla Ferrarin con Illuzzi, possesso di pallina. Compagno prova il taglio ancora per Illuzzi, marcato stretto proprio da Michans. Lungo Baleaustra, Illuzzi non riesce a girarsi, anzi Michans riesce molto bene a togliere pallina. Applausi per i suoi, questo taglio in avanti di Michans. Tixido arriva in ritardo, non riesce quindi nella deviazione volante. Si ridistende quindi la manovra del Lodi. Malagoli dietro ancora per Compagno, quindi Illuzzi. Illuzzi prova il tiro centrale, pallina che può essere recuperata da Martinez. Uno contro uno di Martinez, tiro centrale però Grimalt, nessuna difficoltà a parare. Dall'altra, siamo già dall'altra parte, tiro che viene un po' sporcato di Compagno grazie all'intervento proprio di Samuele Muglia. Illuzzi dietro porta di Bruno Sgarri, prova a vedere il piazzamento di suoi al centro dell'area, preferisce però ricominciare dal centro della pista. Chierido ancora dietro per Illuzzi. Illuzzi viene portato a Baleaustra proprio da Teixido, costretto a tornare a scaricare verso Francesco Compagno. Si fa strada Compagno, un taglio troppo veloce però, Malagoli rimane però in possesso di pallina. Bella però in questo caso la difesa di Teixido. Dall'altra parte invece non riesce a svilupparsi la manovra del Braganza, però può ripartire in velocità Michans. Michans per Muglia, prova in avanti, e ancora due tiri prima di Michans e poi di Samuele Muglia. Valentin Grimalta a dire di no due volte sugli scudi, pallina che viene recuperata però dal Braganza. Buon momento questo per la squadra di Diego Mir, che prova a insistere con Martinez per vie centrali, tutto chiuso però. Michans prova a scambiare con Martinez, ancora Teixido, tiro centrale Teixido però intercettato questa volta dai Luzzi. Attenzione perché si ridistende in contropiede la manovra del Braganza e Teixido era scivolato lasciando proprio Compagno a tu per tu con Bruno Sgarri. Pallina adesso che viene scagliata dalla centropista, recuperata da Martinez, ancora per Teixido. Michans prova ad allargarsi con Muglia, adesso Muglia si accentra ma è tutto chiuso, nulla da fare. Malagoli questa volta però sui gambali di Teixido. Muglia tanto adesso tocca pallina da terra, quindi punizione per il Lodi. 16 minuti 27 secondi alla fine del secondo tempo, 3-3 qui al Palla Ferrarin, 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1, Braganza Lodi. Taglio ancora una volta di Compagno, ma Illuzzi riesce a mantenere il possesso di pallina. Ancora Compagno dietro porta di Bruno Sgarri, prova l'alza e schiaccia Compagno, nulla da fare. Teixido in avanti per il Braganza, i suoi non lo seguono, preferisce quindi ricominciare con Martinez. Samuele Muglia, Dungo Baleaustra per Martinez, prova ad accentrarsi, non lo muove un attimo però Illuzzi. Adesso per Teixido, pallina che però si perde in avanti e quindi Lodi che prova a insistere ancora con Illuzzi. Fallo per Braganza con Mattia Cocco, adesso possesso di pallina, rientrato in pista quindi anche il capitano del Braganza. Dare un po' di respiro anche a Eloy Michans. Teixido vede il pertugio, prova il tiro, tiro che comunque viene respinto, prova a fare tutto da solo Martinez,
sono in due su di lui, riesce comunque a mantenere il possesso di pallina. Prova adesso Samuele Muglia. Muglia prova un alza schiaccia in due volte, ma Grimalta digli di no. Alessandro Verona prova il tiro, intercetta tutto però proprio Martinez. Martinez al tiro, questa volta avrebbe potuto suggerire verso Teixido. Attenzione perché qui il rigore, colpo di stecca proprio che si è sentito anche molto bene, quindi rigore per il Lodi che ha l'occasione di battere la sua, suo primo rigore, seconda punizione. Chierido entra in pista proprio al posto di Illuzzi per questo rigore a 14:46 alla fine del secondo tempo. Chierido contro Sgaria, tutto pronto, tiro di Chierido e la rete di Chierido per il 4-3 all'undicesimo minuto del secondo tempo. Chierido porta in vantaggio il Lodi per 4-3 su tiro di rigore. Questa volta quindi sarà il Braganza a dover inseguire, ci prova subito con Martinez dietro verso Teixido. Prova Teixido in velocità, scarica verso Muglia, ancora dietro Martinez. Quindi Teixido ancora per Mattia Cocco. Capitan Cocco ancora dietro verso centropista Martinez. Tiro di Cocco, centrale, nessun problema per Valentin Grimalt. Prova Farisa in velocità, Farisa, non c'è nessuno però piazzato al centro dell'area, preferisce girare attorno a porta di Sgaria, scaricare quindi verso Chierido. Ancora Verona che intanto è rientrato in pista per la squadra di Chierido, scusate, per la squadra di Nuno Resende. Martinez prova di nuovo a testa l'azione offensiva per il Braganza. Michans, scusatemi, Mattia Cocco. Mattia Cocco che è il... era pressato molto bene da Chierido e quindi l'arbitro ha visto anche un fallo di squadra del Braganza, il settimo fallo di squadra, invece 5 sono quelli del Lodi. Domenico Illuzzi intanto che rientra in pista per Lodi. Ancora Illuzzi dietro porta, adesso nell'angolo con Teixido. Adesso l'arbitro vede un fallo di squadra del giocatore lodigiano, però non ho capito anche Farisa sta guardando l'arbitro. E comunque arriva il sesto fallo di squadra per Lodi, 7 invece quelli del Braganza. 13:09 da giocare alla fine di questo secondo tempo. La situazione qui al Palio Ferrarin, Lodi in vantaggio 4-3 sul Braganza, dopo che il primo tempo si era concluso sul 3-2 grazie alle reti di Michans e Cocco, al sesto e al dodicesimo, pareggio di Compagno il dodicesimo e ventunesimo, quindi al vantaggio del Braganza con Martinez al ventitreesimo. Secondo tempo si apre subito con la rete di Alessandro Verona al primo minuto per il 3-3, quindi su tiro di rigore all'undicesimo. Chierido porta in vantaggio il Lodi qui al Palio Ferrarin. Time out che era stato chiamato sponda lodigiana. Si dovrà ricominciare quindi con una punizione per il Braganza sul punto di battuta già
Mattia Coco con Michans a ricevere adesso la pallina del capitano, prova per vie centrali, prova ad allargare verso il capitan Cocco, quindi Teixido, ancora Michans, il tiro si era girato molto velocemente, pallina che però esce alla sinistra, alla destra scusate, di Grimalt, quindi adesso il Luzzi, adesso ovviamente situazione che si è capovolta con il Lodi che può anche permettersi di non andare a forzare il tiro, andare a cercare la giocata di giustizia, mentre il Braganza dovrà cercare la soluzione per rimettere in piedi questa partita con Capitan Cocco. Entra in area Cocco, lì è in mezzo a due, si lamenta il capitano. Attenzione intanto alla pallina che rimane lì davanti a Sgaria e può essere recuperata proprio dai giocatori del Lodi che adesso ricominciano a tessere la trama offensiva con il Luzzi, quindi compagno dietro ancora per Farisa, Chierido ancora compagno, ancora per il barbuto de Galizia, stafilata del giocatore galiziano fuori dallo specchio della porta, quindi attenzione al tiro tanto di Mattia Cocco sull'esterno del palo, tanto arriva il settimo fallo di squadra anche per il Lodi. Ricordo che al decimo fallo di squadra ci sarà una punizione di prima per la squadra che dovesse farlo, cioè per la squadra che dovesse subirlo. Cocco intanto per Muglia, non trova lo spazio per girarsi, Teixido, ancora Cocco per vie centrali verso Teixido, taglio di Muglia, però non si intende con taglio, scusate, di Teixido, non si intende con Muglia. Il Luzzi adesso per Farisa in velocità, Cocco, scusate, il compagno, ancora Farisa, ancora per Checco compagno, 11 minuti adesso alla fine della partita, 4-3 il risultato qui al Palaferrarin tra Lodi e Braganze, con il Braganze che cerca di portare un minimo di pressione sul portatore di palla e riesce bene la manovra di Diego Mir, perché fa perdere pallina che può essere recuperata da Muglia dietro porta di Grimart. Muglia prova un alza schiaccia, viene bloccato però proprio da Illuzzi, pallina che rimane lì, viene recuperata ancora da Muglia, quindi Teixido in avanti per Muglia che era stato molto ben trovato proprio da Teixido, non riesce a trovare pallina Mattia Cocco, questa volta non ha un buon controllo Muglia, pallina che gli sfila e può essere recuperata dai giocatori del Lodi. Farisa dietro per compagno, Farisa viene anche richiamata, attenzione per De Rinaldis, pallina che viene data dietro, adesso ci saranno i 5 secondi di antigioco, infatti viene data, vengono dati, viene data la punizione, tanto viene chiesto il time out perché Valentin Grimalt deve pulire la visiera. Pallina che dovrà essere rigiocata dal Braganza dopo i 5 secondi di antigioco del Lodi, 9 minuti e 54 secondi alla fine di questo secondo tempo. Muglia, Michans, si gira Michans, prova una staffilata dalla distanza, pallina che esce, Chierido è andato subito a recuperarla, Muglia si scontra al centro dell'area, nessuna infrazione secondo l'arbitro, attenzione al tiro di Chierido, il guantone messo lì proprio di giustizia ancora da Bruno Sgaria. Verona adesso prova a scendere verso la porta di Sgaria, scarica dietro verso Chierido, quindi capitan Illuzzi. Taglio di Illuzzi, pallina che rimane lì e viene recuperata
da Samuele Muglia. Guardate Martinez Michans. Bene, uno spiraglio. Michans prova il tiro che però viene sporcato, rimane comunque in possesso di palla. Ancora Martinez, finta il tiro, prova ad andare in velocità, scarica verso capitano Coco. Michans, ancora Coco, taglio centrale a cercare la deviazione di Muglia, niente da fare, ma Michans riesce a recuperare la pallina, poi cerca di lanciare in avanti verso Muglia, ma De Rinaldis intercetta pallina. Scontro anche tra De Rinaldis e Muglia, centro della pista. L'arbitro dice che si può proseguire con Chiarido, quindi il Luzzi. Verona prova ad accentrarsi. Verona, tiro di Verona centrale, nulla di preoccupante per Bruno Sgarri. Pallina che può essere rigiocata da Michans, che intanto chiama lo schema per i suoi. Martinez è pronto intanto al cancelletto, anche Teixido a entrare per la squadra di Diego Mir. Prova Muglia adesso dietro porta di Grimalt. Michans prova ad allargare per Martinez. Tiro di Martinez che viene sporcato, però passa sopra la porta di Grimaldi. Pallina che passa recuperata, Chiarido in velocità, grandi falcate di Chiarido. In tre adesso sul giocatore del Lodi che perde pallina. Michans centrale, non riesce la ribattuta però da parte di Muglia. 7 minuti adesso dal giocare alla fine di questo secondo tempo, sempre avanti Lodi 4-3 qui al Pala Ferrarin, con Lodi in possesso di pallina. I Luzzi, pallina dietro verso Verona, cercano ovviamente di calmierare il gioco la squadra di Nuno Resende, cercando anche di allargare quelle che sono le maglie del Braganza. Chiarido ancora in avanti per De Rinaldis, prova la discesa. Verona, nulla da fare, pallina che può essere recuperata da Mattia Coco con Muglia in possesso di palla. Bel gioco di Muglia, prova a fare però tutto da solo lì davanti, viene chiuso facilmente dalle maglie della difesa lodigiana, e quindi Lodi che può ridistendere la sua manovra offensiva e ci prova ancora con Nuno Resende. Ovviamente quando la pallina tocca Lodi cercano ovviamente sempre di giocare a ritmi molto bassi la squadra di Nuno Resende. Attenzione a De Rinaldis, prova la regala per il Luzzi. Luzzi prova a gestirla una mano sola, poi torna sui suoi passi, torna in possesso di pallina. Ancora il Luzzi, si libera molto bene il Luzzi. Tiro questa volta Bruno Sgarri a evitare la rete. Michans intanto in velocità, Martinez lungo balaustra, Teixido che intanto è entrato in pista per la squadra di Diego Mir. Teixido con Mattia Coco. Palo di Teixido e pallina che rimane lì sospesa a mezz'aria. Braganza vicinissima alla rete del pareggio. Bravo adesso Mattia Coco per Michans. Prova ad allargare ancora per Mattia Coco, non riesce però il tap-in di Michans dietro verso Martinez. Buon momento questo della squadra di Diego Mir. Ancora Teixido in avanti, pallina che può essere recuperata da Mattia Coco. Ancora una volta Grimalta a dire di no, quindi attenzione al fallo di squadra. La rete di Teixido, ma l'arbitro facendo che scusatemi di Martinez, ma l'arbitro facendo aveva già fischiato in precedenza e quindi non si può parlare di una vera e propria rete annullata. Come dicevo, ottavo fallo di squadra del Lodi, 7 invece quelli del Braganza. 4 minuti e 41 secondi ancora da giocare qui al Pala Ferrarin.
pallina che deverà essere rigiocata dal Braganza. Texido già sul punto di battuta. Claudio Ferraro vicino al punto di battuta a dare il via al gioco. Tixido pronto per ricominciare le ostilità. Michans pronto a ricevere, ecco che riceve il catalano, quindi Tixido. Scusate, Martinez, adesso Tixido. Michans, tutto chiuso però lì davanti. Mattia Cocco prova ad accentrarsi. Cocco, pallina debole che giunge dalle parti di Grimalta, spazza via, pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere, recuperata però adesso da Lodi con Compagno. Ancora a giocare la pallina molto bassa la squadra del Lodi, adesso viene fermata pallina secondo l'arbitro Malagoli, ferma la pallina con il pattino, quindi Braganza dovrà tornare in possesso della stessa con Michans che larga per Martinez. Ancora Mattia Cocco, Michans prova il tiro, Michans viene però sporcata, si alza, pallina che rimane lì con Martinez che prova un alza e schiaccia, nulla da fare, pallina che può essere recuperata dal Lodi. 3 minuti e 40 secondi alla fine della partita. Tixido, attenzione al 3 contro 2 del Braganza. Tixido però non riesce a controllare bene la pallina, quindi Querido, lungo Baleaustra, inseguito, marcato da Michans. Querido non riesce a indirizzare pallina, quindi Mattia Cocco a impossessarsene. Ancora per Martinez, fa buona guardia però sul suo palo, proprio Grimalt. Ancora Mattia Cocco, dietro porta Mattia Cocco, niente da fare. Attenzione, tutto in solitaria, prova di casco, solo all'ultimo riesce a togliere pallina di Andrea Malagoli che se l'ha fatto mezza pista tutto da solo. Bruno Sgarria però riesce ad affrontare, togliere pallina, 2 minuti e 55 secondi, insiste ancora il Braganza con Michans, quindi Tixido. In mezzo a una selva di gambe, nulla da fare. Tanto viene chiamato il timeout. Sponda Lodi se non sbaglio, quindi riassumiamo la situazione a 2 minuti e 42 secondi dalla fine di questa partita. Il risultato qui al Palaferrarina è Lodi 4 Braganza 3 grazie alle reti nel primo tempo per Braganza di Michans Cocco, doppietta di Compagno, quindi Martinez, secondo tempo Verona e Querido per il Lodi, per il risultato appunto di 4-3, 8 sono i falli di squadra del Lodi, 7 invece quelli del Braganza. Sicuramente Braganza in questi ultimi 2 minuti cercherà di tutto per riuscire a andare a raddrizzare questa partita, portare a casa almeno un pareggio. Tixido sul punto di battuta, c'è anche Mattia Cocco. Riceve adesso il capitano del Braganza, Martinez al centro dell'area, Martinez si gira, pallina che esce non di molto alla sinistra ancora di Grimalt. Tixido, tiro di Tixido con il guantone, Grimalt ancora centrale, adesso ovviamente sarà... Si cercherà attenzione però ai contropiedi e la traversa clamorosa proprio di Malagoli. Poteva veramente chiuderla lì la partita. Martinez, Michans. Tiro dalla distanza di Michans a mezz'aria con i guantoni, due volte anche solo ribattuta proprio di Mattia Cocco. Intanto arriva il nono fallo di squadra per Lodi. Era finito a terra proprio Martinez, mi pare fosse Malagoli.
Martinez ancora dietro verso Michans. Tiro di Michans centrale, nulla da fare ancora per Martinez. Scusate, per Teixido, dietro per Martinez. Teixido prova per vie centrali, pallina che viene respinta. Può ripartire Malagoli, questa volta non prova a fare tutto da solo. Pallina che viene recuperata dal Braganza con Michans, tiro centrale di Michans. Pallina che però viene recuperata ancora dalle maglie rosso-nere con Teixido, quindi Mattia Cocco. Michans prova ad allargarsi. Teixido prova ad accentrarsi, Teixido, pallina che rimane lì in mezzo a una selva di gambali. Siamo ormai entrati nell'ultimo minuto di gioco. Viene chiamato l'ultimo timeout quando mancano esattamente 62 secondi alla fine della partita. Questa volta lo chiama Diego Mir. Ricordo che da quest'anno saranno possibile, è possibile chiamare due timeout, il primo di 60 secondi, il secondo di 30 secondi. Sicuramente Diego Mir spiegherà quale dovrà essere l'ultimo assalto del Braganza verso la porta del Lodi. 62 secondi per arrivare al pareggio di questa partita. Ricordo che Lodi avanti 4-3 qui al Palaferrarin, 23esima giornata del massimo campionato di Serie 1. Finisce il timeout, 62 secondi quindi da vivere con il fiato sospeso qui al Palaferrarin. Pallina che verrà toccata da Teixido, sale intanto l'incoraggiamento del palazzetto. Mattia Cocco, prova Mattia Cocco, il tiro che esce dallo specchio della porta. Ritorna in possesso ancora Cocco con Michans, tiro di Michans, ci mette ancora il guantone proprio Grimalt. Intanto arriva l'ottavo fallo di squadra del Braganza. Michans, Domenico Illuzzi, i due coinvolti. Chierido sul punto di battuta, lungo Baleustra, attenzione perché va a recuperare in velocità proprio Teixido. Martinez ancora per Teixido. Samuele Muglia entra come quinto giocatore, quindi rinuncia al portiere squadra di Diego Mir. Muglia va al tiro, 13 secondi, 10 secondi ancora da giocare. Palla che esce dal rettangolo di gioco. Sul punto di battuta Muglia. Pallina dietro verso Martinez. 7 secondi. Martinez, tiro di Martinez. Ancora ci prova Teixido. Niente da fare, quindi finisce qui la partita. Vince Lodi 4-3. Questo bellissimo incontro tra la capolista e il Braganza. Bella partita da una parte e dall'altra. Sicuramente Lodi è una grande squadra che è riuscita a recuperare l'iniziale 2-0, è riuscita a portare in più di un'occasione pericolo davanti alla porta di Bruno Sgarria. Il Braganza è arrivato, è stato quasi sempre in vantaggio, è stato raggiunto, poi è stato superato all'undicesimo del secondo tempo, non è più stato in grado di rimettere in piedi la partita, ma sicuramente una grande prova da parte della squadra di Diego Mir, mentre rimane capolista il Lodi e rimane anche l'imbattibilità in campionato. Adesso per Braganza sabato prossimo ci sarà Trissino, mentre per il Lodi ci sarà in casa contro il Monza.
e quindi la 23esima giornata del massimo campionato qui dal Palaferro Arena si conclude con Lodi 4 Braganze 3 da parte di Studio 7 HD Marco Silvestri e Ivo Peretto. Una più cordiale buonasera.